A me ha colpito molto una frase che ha detto lei, che Senso 45 è stato censurato perché c'è una scena di orgia, però nello stesso film di Kubrick, Eyes Wide Shut, c'era una scena di orgia, anzi molto più lunga, però quello non ha ricevuto la stessa censura perché comunque il sesso anche lì veniva visto in modo comunque Xanatos, Eros e Esatto, Xanatos. esatto. Vale fare quella di Kubrick, bravissimo, girato benissimo, era lunga, proprio c'era una pulsione di morte, se la portava già dentro Kubrick, infatti era finito più impoverato. La mia scena di orgia è più comune, pur essendo durante il fascismo, le cose eccetera, però è più gioiosa, insomma, cioè io non riesco a concepire. Ecco, a proposito di Bob Malone, ha girato anche lui, faceva una gang bellissima, che poi faceva una gang bellissima, stava là con la sua ditta che la riscaldava, poi insomma, a un certo momento lo vedo che fa, detto come se si lega un filo di nylon al collo, al cielo, poi fa così, tac, quando si andrà su, e lo ripete. E sono andato là a vedere, non c'era niente, non c'era legato niente, era solo un pezzo. Questo è il livello, diciamo. Viva Duce! Tac! E invece all'estero come sono andati, cioè, per quanto riguarda la censura? È la stessa situazione rispetto all'Italia, è diversa? Adesso non lo so bene di tutti, so che in Giappone avevano l'ossessione quando hanno fatto la chiave, per esempio, dei peli pubblici, e là quelli sono un tabù. Allora pare che i miei film entravano in delle macchinette che li rasavano, non che li rasavano, ma che coprivano con dei fiorellini, con delle cose, insomma. E non lo so, ognuno ha i suoi. Adesso per fortuna però c'è l'home video, il DVD, quindi si vedono integrali. Adesso sono andato neanche un mese fa a Parigi a fare l'uscita in DVD della versione integrale della chiave, perché quella che avevano visto era sempre comunque poco tanto censurato, tagliato. Con i DVD finalmente si può vedere le cose integrali come erano state concepite, prima di subire questi interventi della censura che sono, ripeto, mortificanti, sono dei cerberi, dei guardiani, dei cani da guardia del potere, in definitiva, i censori. Fanno quello che gli dice il potere, fanno quello che dice il potere. E non è che sia una cosa Infatti, lei ha affermato che la censura dovrebbe essere abolita da ogni vocabolario. Assolutamente, assolutamente, una cosa che a me dà un fastidio proprio. Però non è solo la censura quella ufficiale dello Stato, sono tante forme di censura, c'è anche quella finanziaria e economica, che è comunque sempre manovrata dall'establishment, diciamo, quello che una volta si chiamava. Perché, per esempio, cosa hanno fatto col cinema? Sono scomparsi tutti i piccoli produttori, i piccoli distributori, hanno concentrato in due poli, megapoli, la RAI e Mediaset, e che quelli sono controllabili, sono due poli. Quindi la possibilità di fare tutte le cose che si facevano una volta è scomparsa, proprio perché questa è una forma di censura, così non diretta, ma indiretta, mediata. C'è la censura della cultura, poi, che il tema della sessualità e dell'erotismo ha fatto fatica ad accettarlo, ancora è considerato qualcosa di non nobile. Io l'ultimo film che avevo fatto, appunto, era Mon Amour, doveva andare alla Festa di Venezia. Il direttore Marco Müller aveva detto: ah, è tempo di sdoganarti. Poi dopo, il più bello, ha detto: no, guarda, il regolamento mi impedisce di farlo. Che cazzo ti impedisce? Che c'è scritto che non puoi proiettare film di Tinto Brass. No, è che bisogna che siano opere che, insomma, è un discorso, la sessualità e l'erotismo devono essere viste in una forma mediata, che non so, dal Thanatos, perché sono tutti film di morte, quelli che si vedono, cosiddetti film erotici, si vedono a festa, sono film in realtà di morte, molto, molto lugubri, molto cupidosi, molto quaresimali, molto punitivi e anche molto lassativi, nel senso far cagare. E allora così ha detto: no, niente, mi ha impedito, non, fatto marcia indietro, perché proprio i miei sono film di gioia, non c'è sentimento di colpa, c'è sesso molto libero, molto gioioso, molto vitale, non ha niente a che vedere con la, continuano a confondere, la procreazione, è sesso ricreativo, per divertimento,
non è che si fa sesso solo per procreare, anzi quello è un incidente di percorso, nessuno si mette a scopare per fare figli, si mette a scopare per divertirsi. E sono assurde, e questa la cultura ha fatto suo questi imbrogli. Io li chiamo i coriferi della dignità e del sentimento. Tutto deve essere così. Il tuo libro mi piace anche per questo, proprio perché parla di tutto ciò che nobilmente non è, perché puzza, piscia, caga, sborra, gode, e sono argomenti invece veri, cazzo, che però la cultura dei coriferi della dignità e del sentimento hanno rimosso. Non fa parte, non hai quarti di nobiltà pur di me fin per partecipare a questi pranzi d'ambasciata che sono in festival. Come si è trovato a riprendere in digitale il Mon Amour? Benissimo, il digitale va benissimo finché tu giri in interno, dove te la fai tu la luce, quindi stabilisci le fonti luminose eccetera. È un po' meno duttile, meno morbido della pellicola quando sei in esterni, che la luce la fa il sole e quindi c'è una zona in ombra, c'è una zona in penombra, è meno controllabile, ma in interno va benissimo. Infatti il prossimo film io giro gli esterni in pellicola, gli interni in digitale. Ci può annunciare qualcosa già sul prossimo film? Qualche sì, c'è un progetto che si chiama Ziva, si svolge in un'isola dell'immenso arcipelago dalmato, sono 800 isolotti, dove c'è un faro costruito dai veneziani, la Repubblica di Venezia, durante la guerra, l'ultima guerra mondiale, l'ultimo 40-45, e c'è solo una donna, questa Ziva, che è un termine croato per dire viva, perché il marito Branko è andato a combattere con i partigiani di Tito, eccetera. Il mare li ributta sulla battigia qualche cadavere di varie nazionalità, di naufraghi, di naufragi, eccetera, e però anche raccoglie 3 naufraghi non morti. Un marinaio veneziano, giovanissimo, Marco, un paracadutista inglese, l'intelligence service, che per sbaglio è finito sul suo scoglio, e poi un graduato nazista in perlustrazione, questi zatteroni, che è già di suo scoglionato dalla guerra, proprio perché aveva perso anche i coglioni sulla mina. Ora lei li cura tutti quanti, li mette in sesto, li nutre, li nasconde, li rivede e li ama. Proprio ama. A patto che le pongano le armi, smettono di fare. Ho citato delle battute che sono battute di Hemingway. Io ho dichiarato la pace sulla mia isola, dice lei. Scusa.